Antonella la conobbi una sera qualunque di 8 anni fa, in palestra. E ricordo ancora chiaramente l'incrocio dei nostri sguardi. La sua bellezza mi fulminò. Non avrei mai immaginato da quel momento che la mia vita si sarebbe stravolta. Quante cose mi ha insegnato, mi avrebbe insegnato e quante cose, quanto amore mi avrebbe donato. La sua bellezza esteriore era il riflesso di tutto ciò che lei aveva dentro. Antonella per me è stata un dono di Dio. La sua vita è stata segnata da grandi sofferenze. Quando aveva solo 11 anni, la madre Carmela si ammalò di cancro e così lei dovette crescere molto in fretta. A 18 anni decise di partecipare a Miss Italia per rendere la madre ancora più orgogliosa di lei, per regalarle una gioia dietro tutte quelle sofferenze. E così arrivò in finale. Ad un certo punto, all'apice della sua carriera, dopo pochi anni, la madre Carmela morì e la malattia, dopo soli 3 mesi, colpì anche lei. In quella tragedia e in tanta disperazione, Antonella si affida al Signore. E affida tutta la sua vita nelle sue mani. Mi raccontava del suo incontro col Signore e lo raccontava come un qualcosa di difficile da spiegare. Come lei avvertì, mi raccontava che avvertì una sensazione di calore penetrare la sua anima, avvolgendola in un forte abbraccio. E da quel momento Antonella diede un senso a tutta quella sofferenza, al punto di esserle grata per averle regalato tanta grazia. I suoi occhi iniziarono a riempirsi di una luce particolare e chiunque l'abbia conosciuta sa di cosa parlo. Tutti avvertivano che lei c'era un qualcosa che andava oltre la natura umana ed era la luce della sua anima che traspariva dai suoi occhi. Era consapevole che la malattia un giorno le avrebbe tolto la vita, ma in cambio le avrebbe regalato la grazia eterna. Antonella era umile, era altruista e si schierava sempre dalla parte dei più deboli, dimenticando spesso che anche lei era una tra loro. Amava la semplicità dei piccoli gesti, il valore della famiglia e delle cose vere. Aveva un'eleganza innata, delle movenze angeliche e sapeva sempre cosa dire, che parole utilizzare per rendere quel momento o quella sofferenza meno atroce agli altri. Mi ripeteva spesso che noi uomini siamo strumenti nelle mani di Dio e che non possiamo far altro che lasciarci guidare da Lui. Ricordo un episodio in particolare quando, il giorno dopo un intervento chirurgico, Antonella, passeggiando nel corridoio dell'ospedale, incontra una signora anziana, molto sofferente, con i piedi gonfi. Così Antonella, distinto, rientrò nella sua camera, riempì una bacinella con dell'acqua calda e tornò dalla signora. Si accovacciò ai suoi piedi, li lavò e li massaggiò con della crema. Quando Antonella mi chiamò per raccontarmi di questo episodio, non si spiegava da dove aveva preso tutta quella forza per riuscire a fare ciò, perché comunque aveva la ferita che era dolorante, era il giorno dopo un intervento, quindi vi lascio immaginare. Questa risposta la ebbe poche ore dopo, quando in TV trasmisero la messa del Papa, dove annunciava che quello era il giorno della lavanda dei piedi. Antonella ne restò pietrificata. Aveva una forza inspiegabile. Nonostante le medicine prese, gli interventi subiti, faceva sempre in modo che nessuno di noi percepisse nulla. Anzi, ogni ritorno da Roma dopo le sue terapie era un gioire cantando in auto come se fossimo stati ad una festa. Era quello il suo modo di sdrammatizzare.
Antonella si sentiva molto vicina alla storia di Chiara Corbella. Un pomeriggio, leggendo un suo libro, ne fu colpita e ne volle lasciare una testimonianza. Chiara è una ragazza molto giovane, di soli 28 anni. E, ci sono delle cose che lei ha scritto che quando le ho lette ho detto cavolo, come se le avessimo quasi scritte insieme. L'avrei voluta conoscere perché lei non c'è più, per poterla solo abbracciare, perché sapere che al mondo c'è stata una ragazza molto giovane che ha provato e vissuto quello che hai sempre provato e vissuto tu, è come se non ti senti mai sola. L'inizio della nostra storia non è stato semplice. Ho dovuto lottare per poterle stare accanto. Non voleva che vivessi questo calvario insieme a lei. Ha sempre voluto proteggermi da tutto questo. Era consapevole di non potermi donare un figlio e di avere un futuro incerto. E quindi non riusciva a perdonarsi che un giorno avrebbe potuto lasciarmi solo. Gli ho proposto più volte nel corso degli anni di sposarmi, ma senza mai ricevere una risposta. Fino al giorno in cui, in un viaggio a Međugorje, dinanzi alla croce, mi donò il suo sì. Ancora una volta lasciò che fosse il Signore a decidere per lei. E così il 18 dicembre del 2021 mettemmo il sigillo al nostro amore dinanzi a Dio. Amore mio, emozionato, vero? Sai, ci fu un momento in cui guardandoti sentii una vocina nel mio cuore. Mi sussurrò che l'unico uomo che avrei visto aspettarmi dinanzi a Dio saresti stato tu. Ricordi? Tu o nessuno? Era febbraio del 2017. Aprii gli occhi dopo un altro incidente di vita e vidi il tuo sguardo dolce e spaventato, ma capace di trasmettermi tutto l'amore che un uomo di soli 26 anni potesse donare. Mettesti la mia mano sul tuo cuore, dove sorprendendomi tatuasti la mia iniziale. Ricordo ancora quella voce mentre mi leggevi un libro di notte. Non te l'ho mai detto, amore mio, ma era la musica più bella che le mie orecchie potessero ascoltare. E le tue carezze, la cura più efficace per le mie ferite. E quando sempre in ospedale volevi portarmi l'Eucaristia, fingesti di prenderla tu per portarla in camera. Ricordo il sacerdote che se ne accorse e accompagnandoti da me mi disse che voleva conoscere questa donna fortunata. Quanto amore nei tuoi gesti, Carlo. Eppure, santo del mio cuore, tante sono state le volte che avrei voluto proteggerti e proteggermi, mandandoti via da me. Ma tu, con la tua determinazione, mi sei sempre stato accanto, pronto a comprendermi e ad amarmi. Quest'estate, a Međugorje, ho detto il mio sì, pronta ad accogliere la tua mano. Non possiamo di questo telaio vedere fili e nodi del rovescio, ma abbiamo il dovere, insieme, di girarlo dal lato giusto e contemplare la perfezione del disegno divino su di noi. Che siano mesi o anni, mio futuro marito, desidero condividere la mia vita con te. Ho conosciuto una parte del mondo insieme a te. Volevi vedere i miei occhi gioire, ma io l'ho sempre saputo. Desideravi e desideri vivermi, conservando l'immagine dei miei occhi nel tuo cuore. Beh, credo che ora l'immagine più bella che tu possa custodire sia questa. Organizzammo poco dopo una grande festa per la nostra unione, sperando che le terapie le lasciassero tregua, ma così non fu. E nonostante tutto, quel giorno cantammo e ballammo per tutto il tempo, uniti dal calore della famiglia e di tutte le persone a noi più care.
Quel giorno le dedicai una lettera e fu per lei molto emozionante. Nonostante gli affanni, la sofferenza, la stanchezza, il dolore, ti prendi sempre cura di me e riesci sempre a stupirmi con piccoli gesti. Per gli altri normali, ma che per noi hanno un valore diverso. La nostra visione del mondo che è diversa. Ricordi, amore? Noi non regaliamo giorni alle paure. Ho imparato grazie a te che Dio non è mai l'autore della sofferenza, anzi, trasforma in dono e la riempie di significato. Ed è questo ciò che è accaduto a te. Ho scelto te per la tua grande dignità, per la tua forza, il tuo coraggio. Sei un esempio di vita per me e per tutti. Una grande donna, sei stata capace di colmare ogni vuoto e di asciugare ogni lacrima. Sei la mia spalla, la mia roccia, il mio tutto. Ricordo il giorno in cui mi dicesti: onoro la vita. Ogni giorno, nonostante la vita mi abbia spezzato le ali. Quella frase mi rimase impressa e vorrei che tu sappi che sono qui per donarti le mie ali e volare insieme sempre più in alto. E come le parole di questa canzone, se potessi mi asciugherei le lacrime che la luce sconfiga l'oscurità, trascorrerei ogni istante di ogni giorno tenendoti al sicuro, perché voglio che tu sappia che sei tu la mia ragione di vita. Grazie di esistere. Ti amo per sempre. There goes my mind racing. And you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. Antonella non aveva paura della morte. Sapeva bene che quello che avrebbe trovato lissù sarebbe stato tanto più grande di quanto vissuto in terra. E come ha sempre desiderato e pregato che accadesse, è andata via così, in tutta la sua bellezza e in tutto il suo splendore. Nel momento in cui capì che da quella sala operatoria non sarebbe più tornata, mi chiese di metterle il rossetto e mi salutò per l'ultima volta. Voleva essere ancora più bella al suo incontro col Signore. La testimonianza di Antonella è un esempio di vita e di grandissima fede. È la dimostrazione che nonostante le difficoltà e le croci che la vita ci riserva, se ci affidiamo al Signore tutte le nostre sofferenze si trasformano in dono e così tutto assume un significato divino. Sei stata un angelo che il Signore mi ha donato affinché comprendessi la vera essenza della vita. E ti ringrazio per aver scelto me come tuo compagno in questa terra. Corri, amore mio, corri fino a lassù e continua ad illuminare con il tuo sorriso le nostre vite.